La vita persa del partigiano Saetta. Un'era di terrore fu, una vita disperata, lunghe lotte, tante ingiustizie, tanti massacri. I miei occhi videro pensieri mai espressi per paura di essere ucciso. Si lottava in silenzio, quel silenzio assurdo, assordante e triste. Abbiamo condiviso tutto tra di noi. Tutto poteva servire a tutti. Uomini, donne e bambini si sono cibati di male. Dittature dure, irremovibili atroci. Lotte, lotte, solo lotte. Non ci siamo mai arresi, mai fatti abbattere. Tantissimi italiani persero la loro vita in un giorno qualunque, mentre si lavorava semplicemente, mentre ci si incamminava per andare a casa propria. Quel giorno toccò a me, Saetta. Stavo in bicicletta, intrapresi la scorciatoia, ma non servì a nulla. All'altezza del cimitero fu trattenuto e fucilato dalle milizie tedesche. Noi italiani non ci siamo messi da parte, non ci siamo abbassati alla dittatura, non ci siamo fatti sconfiggere da coloro che dettarono dittature. Con addosso l'armatura tedesca, siamo stati partigiani, orgogliosi della nostra amata Italia. Partigiani in pieno merito. La nostra resistenza diede sterminio alla resistenza. Oggi viviamo in piena libertà. Godiamo della nostra Italia libera, liberamente libera, da dittature resistenziali.